Che c'è qualche disco? Ragazzi, siamo tornati. Scusate il disagio, abbiamo avuto un piccolo problema per quanto riguarda la diretta. Adesso ci siamo di nuovo. Continuate ad ascoltarci. Ora rientreremo con la musica, con le domande. Io e il nostro Federico Bonomo, e aspettate perché ci sarà un super ospite quest'oggi. A breve. Quindi ciao Giorgio, un abbraccio. Allora, Luca, sei pronto? Le prime tre domande. Allora, chi segue la diretta mia su Instagram, un bacio da Crucetta. Grande. Quindi ditelo ai vostri amici, se seguono la diretta. Alle vostre amiche. No, e qua c'è il numero. Amiche. C'è il numero di Crucetta? Se qualcuno lo sa. No. C'è qualche ragazza. Sono poi. Ma poi, possono contattare, 17 persone possono contattare. Ok, condividiamo la diretta su Facebook, ora ci assistiamo. Toni! Tutti colleghi di cavo, non c'è il coso, ho fatto un fratello di Simona Lecce. Che bella questa canzone! Ok. Allora, prendo intervento su Irama. Ciao, c'è Salvo Giallongo che ci saluta. Giallongo! Un abbraccio, ora ti salutiamo in diretta, non ti preoccupare. Luke ci sta guardando. Luke? No? Non so. No, scusa, Luke. Capito? Ciao, Luke! CK era Paperino. Fatto Luca, già c'è da Luca. Luca, ci sei? No. Tra 2 minuti e 40 ci sei tu. Ragazzi, in breve tratteremo una storia interessante. Rimanete collegati sulla diretta Instagram di RTM, sulla diretta Facebook. Radio, Facebook. Siamo in tutti i canali. Siamo in tutti i canali del mondo, ragazzi. Siamo. Come si dice qua Monica Comaramigna. Comaramigna. Allora ragazzi, volevo ricordarvi i numeri a cui potete richiedere un brano musicale, un saluto, una dedica. Allora potete chiamare allo 0932 94 46 21. Su WhatsApp potete mandarci un messaggio al numero 339 11 25 734 oppure tramite il nostro sito web www.radiortm.it. Potete ascoltarci sulle nostre frequenze sul 99.100, 102.2, 107.6. Siamo quasi, stiamo per rientrare in diretta. Ragazzi, rimanete collegati che c'è un ospite. Non ve lo faccio vedere perché è come un esperimento di laboratorio. Come quelli che stanno nell'acqua. Qua devo parlare, sì. Questo, attenzione qua, ciao Caterina, attenzione qua, quella è la prima volta che sono in diretta, è la prima volta per me, la prima volta, è la prima volta che sono in diretta, dovresti fare di più, amore, c'ho il cuore a mille, importante. Ciao. Qual è la prima? No, però la presentazione Luca. Ragazzi, ci siamo quasi, stiamo per rientrare in diretta. Siamo quasi, rimanete collegati. Ragazzi, se avete richieste musicali non esitate a mandare. Stavo entrando. E allora siamo tornati in diretta. Double Face. Ricordiamo come contattarci.
339 11 25 734 per mandarci degli sms su WhatsApp. Il sito internet di www.radiortm.it per seguirci in streaming e le frequenze radio 99100, 102200, 107.6. Queste sono le frequenze per seguirci in radio. Siamo ovunque. Siamo. Salutiamo tutti i nostri amici di Facebook e Instagram che ci stanno seguendo e che è in streaming naturalmente tramite il sito. E allora noi siamo quasi pronti per presentare il nostro ospite di questa puntata. Intanto volevamo dire due parole su Irama. È importante anche nominare lui, visto che è stato anche lui il protagonista di questo festival di Sanremo. Io ho una chicca su Irama, una piccola chicca. Importerà, non importerà, non lo so. Lo diciamo comunque. E la canzone si chiama La ragazza con il cuore di latta. Non so se avete visto il videoclip. Hai visto il videoclip? No, sinceramente non È interessante il videoclip. E c'è una ragazza, ok? Si chiama Demetra Bellina. Se volete contattarla su Instagram, è un influencer. Scusa, ma che annunci fai? No, è per parlare di donne, no? Si parla giusto, che... giusto, sì. Se volete contattarla, insomma, lei è un influencer, cioè quindi per dirti, non è una persona presa a caso e messa sul video, insomma, per... okay. Ha un senso, è un influencer, una ragazza che... a cui piace il cinema. No, niente, volevo dirti questa cosa. Ma non proprio del lavoro, perché lo volevo fare io l'influencer. Ti volevo dire di questa cosa di Bellino. Ma poi anche un cognome, Bellino. Cioè, Bellino. Ma è il catanese. Non lo so. Vabbè, niente, volevo dire quello. Hai qualcosa su Irama tu? Guarda, io posso dire solo che Irama mi ha fatto cantare un'estate sana. Ha fatto anche il rimo, un'estate intera. Sì. Ho cantato tutta l'estate e ho visto anche qualcuno che ha fatto qualche sogno erotico su questa canzone. Se possiamo, Luca, possiamo dirlo? Che ha fatto un sogno erotico? No, Luca, sto scherzando. Fai sogni erotici? No, perché se tu vedi la canzone, diciamo, quella ha fatto successo, il primo successo di Irama, è Nera. Ok, questa canzone, che in pratica parla di una ragazza, quindi qualcuno ha fatto qualche sogno. Insomma, è stato là a pensare a questa Nera con la schiena tutto abbronzato. Sì, in pratica sì, secondo me sì. Perché vedevo qualcuno, quando sentivo questa musica, sai, si appartava. Che sei tu? No, per favore, già. Ora, quando torno a casa mi hai rovinato la giornata. Io comunque ho qualche idea di chi potrebbe essere stato, potrebbe essere anche presente qua in studio. Sì, però c'è capelli rossi. C'è capelli rossi, pelo rosso, pelo rosso, sì. Vabbè, comunque va. Chiudiamo parentesi Rama, signori, siamo qua in diretta su NTM, Samuele Cannizzaro, Federico Bonomo e Luca Giannone. Benvenuto, buon pomeriggio. Ciao a tutti, sono Luca Giannone, con la Panda andrò a Caponoro. Ha già annunciato quello che farà. Allora, vi raccontiamo in breve la sua storia. Lui è Luca Giannone e partirà con un pandino, partirà da Modica. E dove arriverai? Quali saranno i paesi che toccherai? Saranno 14 paesi, saranno oltre 14.000 chilometri, insomma, attraverserò tutta l'Italia, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, insomma, i paesi scandinavi, quelli baltici, Polonia e poi giù, Croazia. Senti, ma sai parlare tutte queste lingue, tu, cioè, nel senso... Ho conoscenze approfondite dell'inglese e conosco un po' di lituano e russo. È una sfida bella tosta. Tu lo sai il russo, insomma? Io? No. Volevo farti una domanda io, puoi dirci da dove è nata l'idea? L'idea nasce da molto lontano. Alle superiori ho sentito una storia di un professore che... andò a Barcellona partendo con una comunissima Fiat Uno in piena estate e, insomma, sono rimasto colpito da quella storia e poi durante questi anni ho potuto, insomma, grazie a internet documentarmi e scoprire tante storie ancora più folli. Sono rally che vanno dall'Inghilterra in Mongolia senza mappa, cose, insomma, molto... tutti dispersi, si stanno ancora cercando. Penso che sia un rinnovo spirituale pure. Sì, come il cammino di Santiago. Sì. Sarò in solitaria, quindi, insomma. Posso venire con te? Purtroppo no. Se tu fossi una bella ragazza, forse potessi. Posso travestirmi. Siamo a carnevale, quindi ragazzi, state attenti. Senti, ma che è successo? Senti, una domanda che mi viene spontanea, mi sorge spontanea, perché io ho una Matiz, ok? Una bella Matiz, cioè, un sacco di storie su questa macchina. Fatico ad arrivare a Ragusa, perché, insomma, come farai tu ad arrivare in Norvegia? Cioè, ci saranno degli accorgimenti da prendere, così almeno so che
quando prendo la Matrix sì, posso arrivare almeno fino a Catania. Fino a Catania, giustamente, sì, no? Ma infatti la Panda comunque di sé è un mezzo robusto, però come ho detto saranno almeno 14.000 km, quindi non per non avere impedimenti durante il... Sì, per non avere impedimenti durante il percorso, il percorso sarà sicuramente dovrò fare un tagliando ben accurato della macchina. Ma cioè, quindi... dovrei fermarti ogni tot di chilometri? No, no, è un tagliando che farò prima della partenza. Ah, quindi vai all'avventura. Quindi... Vado all'avventura. Sì, allora, dopo comunichiamo il numero di Luca Giannone, così almeno se qualcuno vuole contattarlo. Sì, insomma, sì. Qualcuno si nasconde dentro la valigia. Sì, sì, così almeno. Sì, sì. È un viaggio gratis. Stefano. Lungo. C'entra. Stefano entra dentro c'entra la valigia. Perfetto, sì, 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 entra dentro la valigia. Comunque, continuiamo dopo a parlare con Luca, una storia interessante. Se volete mandarci dei messaggi per fare delle domande a Luca o insomma conoscere meglio il progetto, il numero di telefono non lo sappiamo, ma no, non lo sappiamo. 339 11 25 734 per scriverci un messaggio, ma adesso andiamo con la musica, abbiamo Calcutta. Ragazzi, se avete domande da fare al nostro Luca, è qua con noi, potete chiederci tutto. No, non riesce. Ciao, Manu. Ciao. Scherziamo. Ragazzi, ma quanti siamo oggi? Quanti siamo? Siamo tantissimi. Se avete domande, se avete qualcosa da chiederci, siamo presi anche qualche canzone. Ciao Giorgio, un abbraccio. C'è Calcutta. Potete sentirci? In questo momento c'è Calcutta. No, Vasco Rossi. Ciao. Spera la settimana prossima, qualcuno ci vede una dedica. Sì, allora ragazzi, oggi nella nostra playlist non c'è Sfera e Basta. Se qualcuno vuole Sfera e Basta, chiamate. Numero? Attenzione, c'è qualche talpa nel mezzo qua. Quindi. Guardate Luca Giannone in diretta. Saluta Milo. Passa a Milo. Sai che ho visto questa idea su Instagram. Luca Giannone. Qualcuno ha richiesto a Moritani, qualcuno vuole vedere, vuole salutare qualcuno. Vedi che siamo per rientrare. Ah, a posto, allora. Qua c'è la seconda parte, no? Sì, cosa pensi? Ora lui aveva dice quello che avevo detto, un pochettino parte da A, così glielo lo sa lui, parte da Modica e arriva. Parto da Modica e arrivo a Capo Nord, il punto più alto a nord. Capo Nord arriva, questo lo devi dire tu perché non ricordo. Capo Nord arriva lui. Parte da Modica e arriva a Capo Nord. Perché devi ricapitolare un po' quello che. Ragazzi, mi avete sintonizzati. Ci siamo. Quanti condizioni? 41. Ok. E poi la domanda, Samu? Capo Nord. Arriva. Siamo tornati. Salutiamo di nuovo il nostro ospite, Luca Giannone. Ciao a tutti. Sta per intraprendere un viaggio, una sfida, una sorta di sfida. È una sfida, tutti infatti, gli effetti, sì. Che partirà con la sua Panda da Modica e arriverà a Capo Nord. Capo Nord. Ma questo sì. Dov'è Capo Nord? Nemmeno io. È Capo Nord. Capo Nord è la punta più a nord dell'Europa, in Norvegia. Essere preparato. Sì, infatti. Bisogna documentarsi. Ma tu hai studiato? Hai raggiunto la laurea oppure ti sei fermato? Ho fatto una scuola di fotografia professionale a Firenze. Sì. La Fondazione Studio Marangoni. Ho capito. Allora, volevo farti una domanda. Come pensi di finanziare il progetto? È ovvio che un'impresa del genere, insomma,
richiede una certa, insomma, preparazione economica. Certo. Quindi io avrò il supporto degli sponsor. Un sacco di sponsor. Ho già trovato uno sponsor a Farma Barocco, un'azienda locale che produce integratori a base di curcumina. Ah, ho capito, ho capito. Mentre... sono tra l'altro in fase avanzata di trattativa con note aziende locali. Ah, di Modica, quindi. Di Modica. Ah, quindi ti stanno, i modicani ti stanno sostenendo. I modicani credono nel mio progetto. Sono contento, sì. Questo fa capire che qualcosa sta cambiando. I più anziani credono nei più giovani, e questa è una cosa bellissima da dire, ragazzi. Bravo, bravo, hai visto un sacco di sponsor, un bel progetto, un bel progetto. Prima o poi lo farò pure io. Tu me lo scappi, questo è scappando. Scapperò per non tornare più. Senti, mi viene in mente un'altra domanda da farti. Perché io ho in mente la scena di Rocky, sai quando sale le scale, arriva a destinazione e poi urla il nome Adriano. Hai visto Rocky? No, non hai visto Rocky. No. Devi vedere Rocky prima di partire con la banda, ok? Volevo chiederti quale sarà la prima cosa che farai toccato il suolo di Capo Nord. Cosa farai? Guarda, innanzitutto mi godrò un momento, il momento, insomma, mi godrò il momento che, insomma, sarà, insomma, il momento speciale per me, e poi comunque lo condividerò insieme a tutti i followers che mi seguiranno. Ma una domanda, ma secondo te potremmo procurargli una ragazza di Capo Nord, no? La lasciamo là? Noi ci arriviamo a Capo Nord, sai? Tramite streaming arriviamo in tutto il mondo, sì, RTM, ragazzi, lo ricordiamo. È bello trovare una donna, no, che lo aspetta là a Capo Nord, lui col pandino, col braccio fuori. Moro o bionda? Bionda. Bionda, ah, ok, già ha una scelta. E perché Samuele deve prepararsi la parrucca. Siamo al carnevale, siamo a carnevale, quindi preparatevi, non mi riconoscerete, quindi state attenti. Allora, ricordiamo che possiamo fare delle domande a Luca Giannone, potete farle voi delle domande a Luca Giannone mandando un sms su WhatsApp 339 11 25 734 e continuiamo. Abbiamo qualche altra domanda? Voglio fare un'ultima domanda. Cosa ne pensi del futuro? Cosa farai dopo? Ma guarda, sicuramente io credo che in questo viaggio nasceranno, lo auguro, nuove strade, ci saranno sicuramente nuove occasioni che potrò sfruttare, magari quando ritornerò ne farò un altro, oppure... Non so, mi fermo in Norvegia perché magari ho trovato il lavoro della mia vita lì, ma... Magari come Checco Zalone, hai visto il film di Checco Zalone, quando si ferma in Norvegia? Sì, sì. Si è innamorato, è passato, trova una carta a terra e diceva, qua è passato un italiano, quindi, come siamo identificati dagli stessi italiani, quindi... Allora, facciamo una cosa, tu arrivi a Capo Nord, ok? Trovati un lavoro, trovalo anche a noi che partiamo tutti. Sì. Luca, vuoi venire a Capo Nord pure tu? Ti vado? No, no, tranne che no, tu gli devi fare la domanda, se lo tu Luca gli devi dire se trasferiamo RTM a Capo Nord, lui viene a Capo Nord. Abbiamo trovato l'escamotage, quella giusta. Bene, allora non perdiamoci in chiacchiere. Allora, dicevo, noi ogni settimana siamo filosofici, giusto Samuele? Sì. Siamo un po' così, siamo romantici comunque anche. Anche perché si trova nel discorso giusto. Sì, sì. Infatti vogliamo chiederti a te, per primo, qual è la tua paura più grande? Ma questa è proprio una domandona, ma guarda, rispondendomi... Da $1 milione qualcuno dire. Da €1 milione, sì, ma non ne ho, cioè, non, dire che non ho paura è falso, quindi magari ovviamente perdere un familiare presto quando meno... ci se l'aspetti, insomma. Quindi una perdita, insomma. Una perdita per una persona vicina, certo. Beh, questa è una paura che penso abbiano tutti. Allora, adesso rivolgiamo la domanda intanto al pubblico. Qual è la vostra paura più grande? Quindi rispondeteci, mandateci un sms al 339 11 25 734 o sulla diretta Instagram di RTM o sul sito, insomma. Potete raggiungerci ovunque voi vogliate. E quindi siamo dappertutto. La vostra paura più grande. Intanto salutiamo il nostro Luca Giannone. Ciao a tutti. Buona fortuna, Luca. Seguitemi sulla pagina
Facebook e Instagram. Seguitelo, supportatelo, sopportatelo. Sopportatelo. Poi magari a metà percorso, insomma, quando raggiungerai una bella meta da vedere, da percepire, insomma, ti chiameremo, magari faremo una diretta e ci sentiremo in questo modo. Va benissimo. Grazie. Bene, ok. Al 339 11 25 734. Adesso musica e poi vi diciamo noi qual è la paura più grande. Attenzione, seguiteci. Perfetto. Però non ci sentiamo. L'abbiamo fatto, sparato abbastanza minchiato. Ci sei, bravo. Perfetto ragazzi, allora salutiamo Alba Palazzolo che ci saluta. Fede, ciao, ci saluta. Alba. Ciao Alba. Poi stiamo, allora, Concetta Cannata ha chiesto a Luca dedichiamo la canzone di Cesare Cremonini, Buon Viaggio. Buon viaggio. Ciao. Ok, aspetta un secondo, te lo dico subito. In caso lo facciamo, lo dobbiamo fare ora, Buon Viaggio. Guarda, male sta banda, c'è il posto di Mandarino. Ah? A posto di Mandarino? Dimmi che posto di Mandarino. No, e poi Mandarino lo mandiamo a lui. Mandarino. Ok, però dobbiamo fare una seconda rientrata, dobbiamo dire, abbiamo una dedica da fare, Concetta. Ok, allora dopo... Concetta dedica a Luca la canzone Buon Viaggio. Dopo Coldplay ritorniamo, di nuovo salutiamo. Mi dedicano le canzoni. Non ho letto il tuo commento. Diciamo che... Dovete condividere tutti la diretta. Lo fatto. Diciamo che Luca... Diciamo che Luca praticamente rimane qua con noi quando rientriamo. Magari lo dici tu, ora diciamo che Luca rimarrà qua con noi fino alla fine della puntata. Ok. E visto che hanno dedicato questa canzone a Luca, vogliamo... Vabbè, aspetta. Come la paura più grande rimane il vero Catania, un padre. Si è perso da 10. Io questo ho pensato, poi non si sa così. Siamo pochi, dovrebbe essere di più, 12, 13, 14, 20. Non piccate, che cazzo fate le persone, dalle 3 alle 4 al mercoledì solo questo. Cioè, ma un po' di moto, un po' di... Non lo so, cioè... Un po' di movimento. Non c'è più la visione, non c'è più la visione. E per esempio, non c'è più nessun... E niente, ragazzi. Siamo... Si spara. Lo batti solo per lei. Sì. Dopo, cercando l'amore della tua vita in giro per le strade. Quella non è lo scopo principale, però. Però se c'è una sabbia, la botti con te. Siamo in diretta. Comunque, vabbè, dato che non a me, ci ho cominciato. Signora, buonasera. Buonasera. Comunque sì, ma. Una bella idea. Cioè, comunque, si spara. Bellissimo. Insomma, sono almeno 45 giorni di viaggio. Sono esperienza in quarto. Ma dire, abbiamo avuto andare al concetto. La banda si accetta, la Madiz. No. No, cioè la Madiz è venuta non c'è la banda c'è tornata al Caponoro. Faccio mancare. Anche un cattuglio. Comunque, già sai che ho visto questa cosa sui... Anche un dubbio. Però molto... Ragazzi... Che si risente sulle cuffie, Luca? Sì, ora sì. Ok, sì, ora sì. No, facciamo spendo io. Perché senza di più fiscale, capito? Comunque, prima che io fiscale ci sono io. Ciao, ragazzi. Stiamo però... Mi stai divertendo? Mi sta piacendo? Non so se... Se ci siamo capiti. Poi dobbiamo mangiare, quindi il disco carote. La prossima penna. Adesso ormai fai... presenta il disco di Cesare Cremonini. Rientriamo, c'è la paura più grande. Almeno mi raggiungo di non dire. Ma non lo dico il titolo della canzone. Dico direttamente, abbiamo una regola da fare. Sì, io scrivo qualcosa qua. Sì, la detta lui. Però non so come... Abbiamo una dedica da fare a Luca da parte di Concetta, la canzone Buon Viaggio di Cesare Cremonini. Hai fatto male. Io non ho visto. Ok, Concetta, la canzone la puoi ascoltare. L'impianto sarà godersi un po' la strada. Interagiamo un po' con i nostri amici di Facebook. Subito! Oggi si stanno sentendo abbandonati. Subito! Avete preso una colpa. Ma Simone l'abbiamo registrato? Simone in pratica l'avevamo ingaggiato, ma ce l'abbiamo mandato a casa perché è il classico italiano. Ma
non vuole fare niente. Perché Stefano Graffa? Stefano Graffa? Ma è con due R o con un R? Cioè, in pratica oggi abbiamo tanti spettatori in radio, lo possiamo dire. Oh, ragazzi, vedete tutti quello che ci facciamo una foto tutti insieme, la mostriamo. Passi, Stefano. Non me lo vuole. Ma non si conosce, non si conosce. Non si conosce, non si conosce. No, il video è venuto bene. Ciao Fede! Raffaele! Fabio! Siamo ragazzi, sabato prossimo avremo due ragazzi che sono qui con noi oggi. Questo è proprio tuo. Erano contenti. Vorrei ascoltare. Allora, continuano ad arrivare le dediche. Ed Sheeran, Perfect. La manderemo allora, Alba la manderemo dopo il radiogiornale, se resti collegata subito dopo il radiogiornale manderemo Ed Sheeran Perfect Simple. Risponde a lei con la chat direttamente. Allora rientriamo, mi fai la domanda, te la faccio io e andiamo. No, scrivo a lei, risponde a lei, dopo il radiogiornale la mandiamo. Fai la domanda a me, io rispondo, la faccio a te. E poi ti la domanda, la domanda. La fai tu a me, cioè entri tu adesso, la fai a me. La tua paura più grande. Ok, ok. Quindi sei tu che rispondi prima. Facciamo in generale. Io la devo fare a te. Salvo Fede Di Mauro, ciao Magri. Allora salutiamo. Ragazzi, vi state divertendo, quindi mercoledì prossimo ci siamo, abbiamo due ospiti speciali. Due. Quindi mi raccomando, mercoledì rimanete sinto. Stiamo dando i nomi. Io comunque rimango? Sì. Rimango. La paura, caro Federico, la paura. È una cosa che ogni giorno ci fa stare male, perché è all'ordine del giorno, possiamo dire. Io, sai, prima di entrare in studio, mercoledì scorso, mi sudavano le mani, avevo paura. Ho detto, ma perché ho questa sensazione? Paura di non essere ascoltato, paura di essere criticato, la paura che nessuno guardi la diretta Facebook, la paura. Ci sono tantissime paure che al giorno d'oggi ci apprimono. Di non vincere, gratta e vinci. Bravissimo. Sono tantissime le paure che oggi ci sono sempre presenti nella nostra vita. E allora Federico, la tua qual è? La mia paura, ma posso essere filosofico veramente? Certo. Che bello. La paura. Allora, io premesso che sono una persona che ha paura, cioè nel senso io ho sempre paura, cioè non sono una persona così coraggiosa, insomma, io. Mi piacciono le sfide, ma il fallimento mi fa paura, è una cosa che mi fa paura, quindi questo comunque può essere anche, può darmi anche coraggio a volte, perché quando hai paura, insomma, metti tutto te stesso, metti tutte le forze che hai per poter sconfiggere la paura. Quindi la cosa importante è fare delle proprie paure la propria forza, questo è importantissimo. Comunque no, fondamentalmente sì, paura del futuro, paura di quello che sarà, paura un po' di tutto, perché insomma viviamo, io personalmente vivo alla giornata. Il futuro verrà, speriamo che insomma sia un bel futuro, speriamo che sia un bel futuro. Posso risponderti allo stesso modo, Fede, perché so che mi stai per porgere la domanda. Sì, è un pensiero. Sì. Ormai ho preso anche questo dote. Che bello. Sto scherzando, comunque una paura che mi dà molto a pensare è il futuro, perché non so cosa può accadere domani, con chi posso trovarmi e con chi posso non trovarmi. Certo. Sono tante le paure, perché poi nascono tante paranoie dalla paura. E infatti. Certo, bisogna non farsi troppo prendere però dalla paura, certo. Altrimenti non si fa nulla. Come hai detto tu, dobbiamo fare della paura la nostra forza. Vedi Luca, cioè parte da Modica e arriva a Capo Nord. Sì. Là ci vuole coraggio, insomma. Ci vuole coraggio, ma anche voglia di viaggiare.
Ah, è rimasto qua con noi, visto? Sì, sì, sono qua. Voglio essere, voglio fare una riflessione pure io adesso, no? Per quanto riguarda la paura. Hai pensato, ci troviamo diciamo in un'epoca, in un periodo storico in cui diciamo c'è tanta politica che si scontra, i partiti non esistono più, e noi di cosa ci preoccupiamo? Di due persone dello stesso sesso che si amano, capito? E questa è la paura del mondo, che paura stupida, caro Federico. Pensa se tutti si facessero i fatti suoi, infatti, quanto sarebbe bello il mondo. Infatti. Vabbè, va bene così. Parliamo d'altro, parliamo di musica adesso, perché adesso c'è il nostro momento karaoke. Abbiamo pensato a tutti i maturandi di quest'anno, vi facciamo un attimino entrare in una fase di riflessione. Notte prima degli esami, Antonello Venditti. Ragazzi, Luca, aumenta che cantiamo un po', va? Ciao ragazzi. Venite anche voi, tanto. Ragazzi, venite tutti e cantiamo. Ragazzi, cantiamo tutti insieme. Forte su. Ma me adesso però voglio dovrettare, eh. Fare testo. Come i primi di Roma. Tu non fai dettaglio. Ma durante siamo ancora. Ma non ancora nostra. Ma non la so se nostra. Che meno 5 dobbiamo staccare. Meno 5. Non possiamo. Entriamo, salutiamo. Bombe delle 6 non fanno male. È solo il giorno che muore. È solo il giorno. Oh, vi siete comunque Natalino. Natalino, io voglio Natalino. Natalino, viveremo Natalino. C'è Natalino. Tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Fede, ti voglio vedere cantare, per favore. Sì, questa è la musica italiana. Sembra Dante. Tutto mistero. A Luca pure lo dobbiamo fare cantare, Salvo, siamo intonati, Salvo, ma che ne sai? Che ne sai? Se vuoi scassato ci darà questa. Notte ancora nostra. Ah, beh, ci stessamo dentro di allora. No, se ci pensavi prima, per quello. Se vuoi lo muore anche per il mio. Ma sto perché? Ma ora mi compro con lo Sì, veloce, più o meno. Scusate. Ragazzi, una piccola domanda. Tu rimani pure. Salutate tutto. A chi? Che la fai?
Oh, che bella canzone, quanti ricordi, quanti ricordi. Noi vogliamo fare gli auguri e dare un buona fortuna, si può dire dare un buona fortuna? Sì, sì. A tutti i maturandi di quest'anno. Vogliamo purtroppo salutarvi perché anche questa puntata di Double Face è finita. Vogliamo salutare Federico Di Mauro che ci ha seguito, Raffaele Galazzo, insomma siete stati in tanti anche questa settimana. Purtroppo non riusciamo a salutare tutti, abbiamo pochi minuti. Ricordiamo che settimana prossima abbiamo qualcuno che della scuola ne ha fatto la propria ragione di vita. Sì, 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 ma comunque settimana prossima ne parleremo meglio. Tra l'altro mio ex socio. Mamma mia. Salutiamo anche Peppe Grimaldi che settimana prossima ci parlerà della trap. Il nostro Luca Giannone. Ciao a tutti. Il Colpandino arriverà a Capo Nord. Ringraziamo il nostro Simone che ci ha curato la parte social. Il nostro Luca Basile, tutti i ragazzi, Peppe Giordanella, Stefano Garaffa e Antonio Blanco e tutti gli amici che ci hanno seguito tramite social. Alla prossima. Alla prossima, vai. Ciao. 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 Ciao ragazzi, un grosso in bocca al lupo, un abbraccio, a mercoledì prossimo. Fede, saluta. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Luca, salutiamo tutti. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Luca, un saluto. Ciao, alla prossima, sono 200.